Ciao a tutti ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi video sterilizzazione e disinfezione, meglio dire. Allora, finalmente vi faccio questo video, anche se stavo aspettando di rifarmi le unghie per poi potermi pulire gli attrezzi, spazzoline, punte per le cuticole e per il gel. Però, dato che poi ci voleva ancora troppo tempo perché non ho proprio voglia di rifarmi le unghie e poi comunque ho pochissima ricrescita, infatti non si nota quasi nulla, ho aspettato un po' e alla fine ho deciso di farvelo lo stesso anche con l'attrezzatura pulita. Allora, come primo passaggio io vado a mettermi i guanti. Comunque volevo dirvi come prima cosa, la cosa diciamo la più importante, che questo non è il metodo conclave, ma anche perché io non ho un centro estetico, non lavoro a parte su mia nipote, mia sorella o amiche random, io faccio le unghie solo su di me, pertanto l'autoclave direi proprio che non mi serve. Detto questo, vi farò vedere come vado a sterilizzare barra disinfettare al 99% i miei attrezzi con il paracetico. Quindi adesso sono andata a mettermi i guanti e passiamo allo step successivo. Ok, allora io sono andata a depositarvi, diciamo, qui e a dividervi l'attrezzatura che andrò a pulire, quindi a lavare, a disinfettare e a sterilizzare, come si suol dire, sempre comunque al 99,9%. Allora, andrò come prima cosa a lavare le mie spazzoline. Queste qui, anche se vi ripeto, sono pulite, il problema è che dato che volevo farvi il video finalmente, ho deciso di rifare tutto da capo. Anche se avevo utilizzato questi due, più la puntina per le cuticole per farmi il gel ai piedi. Quindi sono andata a mettervi qui lo spingipelle, la forbicina, la punta per le cuticole, la punta per andare a rimuovere il gel e poi la spatolina per la mescolatura del gel. Quindi adesso ci spostiamo al lavandino e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Allora, adesso come prima cosa vado a prendere le mie due spazzoline. Queste qui sono quelle per cui pulisco le unghie, quindi la polvere, mentre queste qui sono quelle che utilizzo per il piano di lavoro. Le vado a sciacquare una decina di secondi sotto l'acqua corrente, poi li vado a mettere un po' di sapone, quello neutro, quindi senza profumazione, e poi li vado a risciacquare attentamente con acqua tiepida sempre. Quindi adesso vi mostro comunque i passaggi. Ok, una volta sciacquate tutte le attrezzature, quindi spazzoline, le spazzoline le lascio così in modo da far cacciare via la maggior parte di acqua possibile perché ci vuole più tempo per asciugarsi, le appoggio su una carta assorbente con un'altra metà, vado a
far impregnare un po' la carta assorbente dell'acqua in eccesso. Adesso, una volta diciamo fatta scolare o comunque fatta asciugare un po' d'acqua, andiamo con un altro prodotto che vi mostro subito. Allora, il prossimo prodotto di cui vi parlo è questa soluzione schiumosa disinfettante apposta per le attrezzature. Questa qui appunto ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video haul di Passione Unghie, se sono appunto gli acquisti di maggio. Questo qui, vabbè, io diciamo che avevo già uno di questi, solo che non lo usavo da tanto tempo, anche perché in quarantena non ho quasi mai fatto, non mi sono neanche rifatta le unghie, solamente una volta, poi le ho completamente rimosse, e stavo utilizzando onestamente uno un po' più economico. Adesso che comunque siamo riusciti a fare gli ordini e quant'altro, ho preferito prendere questo qua. Allora, questo qui, un attimo, all'apertura al suo spruzzino, come lo chiamo io, sul dosatore, e lo vado a spruzzare sugli strumenti. Ecco qua. Adesso, sempre con un'altra carta assorbente, andiamo a pigiare sopra. Questa soluzione qui la lasciamo agire per circa 15 minuti, 15-20 minuti, in base a quanto le abbiamo utilizzate o comunque quanto sono state sfruttate. Queste qui onestamente sono state sfruttate pochissimo, cioè giusto il tempo di spingere indietro le cuticole su dei piedi veramente puliti. Alla fine mi ero appena fatta quasi la doccia. Quindi la facciamo agire per circa 15-20 minuti. Nel frattempo andiamo a prendere la box per sterilizzare. Allora, questa qui è la box che utilizzo io per andare a sterilizzare i prodotti. Questa qui l'ho acquistata, se non erro, su Alle Pazze Noce un po' di tempo fa, l'ho pagata circa 7-8 euro. Come si utilizza? Questa qui, come vedete, è stata lavata, pulita, infatti l'ho appena risciacquata per l'utilizzo. Che cosa si fa? Adesso la vado a riempire io di solito la riempio quasi tutta, bisogna semplicemente stare attente perché una volta che vengono immerse tutte le attrezzature potrebbe poi colare dell'acqua fuori, ma questa è tutta una questione di poi vi regolate voi quanta dovete metterne e quanta attrezzatura dovete metterci all'interno. Io in questo caso farò due tranche, la prima per le attrezzature e la seconda per le spazzoline, perché bene sì, si possono mettere anche le spazzoline all'interno di questa box. Allora, adesso vado a riempirla con un po' di acqua tiepida e ritorniamo subito. Ok, questa qui è l'acqua che abbiamo messo all'interno, è leggermente tiepida, non deve essere né troppo calda e né troppo fredda. Adesso, come prossimo passaggio, io vado a prendere il paracetico che dobbiamo far sciogliere all'interno della nostra acqua. Questo qui è il paracetico di cui vi ho parlato anche nell'ultimo video haul, sempre di Passione Unghie. E vado a prelevarne un po' con questo cucchiaino che io utilizzo esclusivamente nel paracetico. Lo vado ad aprire. Questo qui è semi nuovo, si può dire, non l'ho ancora praticamente quasi utilizzato, e vado a riempire praticamente questo cucchiaino di polvere. Diciamo che ogni volta dentro quest'acqua qui ci vado a mettere giusto un cucchiaino raso di questa polvere, senza andarla ogni volta a pesare. Bene o male, vedendola la prima volta, poi mi regolo di conseguenza a metterne sempre uguale. Quindi la vado a svuotare nella nostra acqua e vado a mescolare per far sciogliere la soluzione. In questo modo. Una volta sciolto il paracetico nell'acqua, possiamo dichiarare
la soluzione pronta. Questa è una soluzione che può essere utilizzata fino a 24 ore, quindi per 24 ore possiamo benissimamente riutilizzarla per più processi, diciamo, più sterilizzazioni barra disinfezioni, mi raccomando, perché al primo posto c'è sempre e comunque l'autoclave. Pertanto chi lo fa per sé o per giusto qualche amica o un parente, una sorella, una nipote, come nel mio caso, può andare direttamente con questo processo qua. Allora, intanto vado a mettere all'interno la mia, questa diciamo che è una griglia dove poi vanno posizionati all'interno le nostre pinze, attrezzature e quant'altro. Io farò fare due processi in questo caso, prima con lo spingipelle, le punte e la spatola, e poi li faccio fare un altro processo però con le spazzoline. Adesso aspetto altri circa 8 minuti che siano pronti i miei strumenti dalla fase di disinfezione, diciamo, con la nostra soluzione schiumosa, e poi torniamo per andare a immergerli nella nostra soluzione. Ok, i miei attrezzi sono completamente stati disinfettati con lo spray, appunto, che abbiamo spruzzato al di sopra e fatto asciugare perfettamente. Sono passati circa 20, anzi forse un po' di più, 25 minuti, perché nel frattempo ho fatto altre cose. Allora, adesso come penultima cosa, perché non è l'ultima per me, poi vi faccio vedere perché, vado a inserire tutti i miei attrezzi all'interno della griglia e vado a chiuderla. Ecco, in questo caso io ho messo abbastanza acqua da coprire totalmente tutti i miei attrezzi. Infatti, quando vado a chiudere la scatola, l'acqua sale fino a coprire tutti i miei attrezzi, quindi significa che siamo a cavallo. Scusate, forse ho mosso tutta la telecamera, la fotocamera, e niente, quindi adesso aspetto circa 15-20 minuti, più 20 che 15, e dopodiché ritorniamo. Ok, allora, i miei attrezzi sono pronti, sono passati circa 22 minuti da quando li ho inseriti all'interno della griglia della box. Vado a prendere la mia pinza, queste qui sono quelle che ho acquistato da AliExpress, perché prima facevo una cosa orrenda, prendevo la pinza stringivalli che non utilizzo più e andavo a prendere gli attrezzi da dentro la box. Quindi adesso, se riesco, prendo i miei attrezzi e li posiziono su una lavetta. Queste sono le lavette che vi ho fatto vedere l'ultima volta nel video di Epicasa. Io utilizzo queste qui o delle semplici asciugamani, però dato che le asciugamani ne ho tante molto simili, avevo paura di utilizzare le stesse magari anche per quando andavo a disinfettare e sterilizzare i miei attrezzi. Pertanto ho deciso di acquistare queste qua, che sono molto comode, e data la forma, che è il colore, che non ne ho assolutamente uguali, simili, ho deciso di acquistare queste qua e utilizzarle solo esclusivamente per fare questo lavoro. Quindi, una volta uscite dalla box, le vado un attimino a coprire così, e vado all'interno della box a metterci le spazzoline. Quindi una, due, non so se ci vanno tutte, perché queste qua sono quelle nuove, le avevo fatte due per volta, quindi vediamo, perfetto, ci stanno. Quindi ora vado un attimino a far asciugare le mie attrezzature. Vi ricordo che le lavette devono essere completamente pulite e soprattutto, visto che ci sono, metto anche la pinza, dopo che l'ho utilizzata. Ok, queste lavette devono essere assolutamente lavate senza alcun tipo di detersivo profumato, pertanto lavarle a temperature alte ma senza detersivo, al massimo con un igienizzante come Napisan e quant'altro, ma diciamo che questo io lo faccio soprattutto per le mie asciugamani in generale, in genere.
Quindi queste qui devono essere neutrali, non devono avere nessun tipo di profumazione. Pertanto andiamo a farle asciugare per bene e adesso vi faccio vedere il mio ultimo, ultimo passaggio. Allora, nel frattempo sono passati altri 20 minuti, sono andata a posizionare le mie spazzoline più il mio attrezzo per andare a la mia pinza, ecco, sono andata a posizionarli qua sotto, nel frattempo si asciugheranno. Queste qui invece sono le attrezzature che abbiamo messo ad asciugare prima. Allora, adesso voglio farvi vedere che per me non è finita qui. Infatti io vado sempre, questo qui lo utilizzo praticamente come l'acqua, molte volte lo vado a lo uso anche in casa, ecco, un antisettico, lo uso anche quando il mio compagno si taglia le unghie, ne vado a spruzzare, vado a lavare il taglia unghie e gli spruzzo l'antisettico, ecco, semplicemente, ma è una fissa mia che ho ormai da anni e anni, da quando ho iniziato a intraprendere questo hobby, questa passione. Allora, vado a togliere il tappo. Questo qui è un antisettico spray, semplicemente un disinfettante che comunque promette di uccidere batteri e quant'altro. E io vado semplicemente a spruzzarlo omogeneamente sui miei attrezzi in questo modo. Questo è un prodotto che io faccio evaporare. Ha un odore un po' forte, quindi quando lo utilizzate andate sempre a utilizzare una mascherina, ma come tutte le cose io credo che ogni volta che utilizziamo uno spray, anche i detersivi per la casa, tante volte respirarne troppi fa male al naso. Infatti io sono anni che ho problemi di allergia proprio perché ho sempre a che fare con questi spray, questi disinfettanti, a lungo andare non portano un buon risultato. Pertanto io quando utilizzo questo prodotto, o comunque se utilizzate questo prodotto perché ci lavorate, insomma, io vi consiglio di utilizzare una mascherina o comunque coprirvi il naso e la bocca. Fatto sta che questo qui lo faccio evaporare all'aria per qualche minuto e vabbè, dato che ormai i miei attrezzi sono abbastanza puliti, lo erano già prima, io li vado a deporre nel mio contenitore che ho sulla mia scrivania, ma voi, se dovete utilizzarli sulle vostre clienti, potete riporli in delle bustine sigillanti, che sono quelle che si vendono anche sui siti come Passione Unghie, anche se ultimamente non le ho trovate, però voi potete tranquillamente metterli in quelle bustine e rimangono sterilizzate per circa 30 giorni, se non sbaglio. Io questa cosa non la faccio perché le utilizzo spessissimo su di me, o comunque le utilizzo su mia nipote o mia sorella, ecco, ho due sorelle che fanno le unghie, la terza non se le fa. Le vado a riporle quando so che devo andare a fare le unghie a mia nipote e alle mie sorelle, le vado a riporre in questi sacchettini da freezer, ecco qua. Quindi li vado a depositare all'interno. E qui dentro li faccio stare massimo un giorno e mezzo. Pertanto, quando so che li devo utilizzare, vado a fare tutta questa procedura e poi li vado a rinchiudere in questo contenitore fino a quando li devo andare a utilizzare. Ricordandoci però che fino a un giorno e mezzo poi bisogna risterilizzarli, non si possono riutilizzare di nuovo. Queste qui sono abbastanza, diciamo, sigillanti, ecco, non sono di quelle che, se volete, potete anche chiuderle con quell'apparecchio, quell'affare che si li vado a mettere di nuovo nel mio contenitore sul tavolo. Comunque li faccio stare una giornata e mezza qui dentro e poi li vado a mettere di nuovo a posto. Voi, nel caso, se lavorate sulle vostre amiche, clienti o quant'altro, utilizzate delle bustine, quelle richiudibili ermeticamente, ecco.
Quindi niente, questa qui era tutta la mia fase di sterilizzazione, che poi vista così sembra molto, dato che dovevo apparecchiare un po' la situazione, qui adesso c'è il macello, però di solito io ho tutto sul mio tavolino e faccio tutto molto più velocemente senza spostare fotocamere e quant'altro. Quindi niente, questa è la mia fase di pulizia. Quindi mi raccomando, non scrivetemi giù nei commenti che è l'unico attrezzo che sterilizza l'autoclave, perché a me in prima persona non mi serve. Pertanto chi ha un centro estetico d'obbligo dovrà avere un autoclave, io no. Niente, io spero che questo video vi sia stato utile, che tutti gli attrezzi, non che tutti gli attrezzi, che tutti i prodotti che vi ho fatto vedere vi siano stati utili e comunque un'aggiunta alla vostra conoscenza. Niente, io aspetto che si asciughino un po' le spazzole. L'ultima cosa che volevo dirvi è, poi sulle spazzole io vado a spruzzarci sempre dell'antisettico e copro sempre con una pezza, pronti poi all'uso. Nient'altro, anche quelli, quindi vado a spruzzarci l'antisettico. Questo qui in particolare lo prendo da Alle Paznoce. Quindi niente, questo era tutto il mio video per quanto riguarda la sterilizzazione e la disinfezione dei miei prodotti al 99,9%, mi raccomando. Io vi rimando al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao ciao.